Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica per voi. Per me non è domenica perché questo è un video in differita, nel senso che motivi di lavoro mi portano a Lisbona e non potrò fisicamente domenica mattina girare il video per questioni di tempo, anche di non avere la certezza di avere tutti, diciamo, gli strumenti, ad esempio la connessione e tutto quanto. E allora faccio questo video oggi che è un altro giorno, ma lo proporrò come fosse domenica. Facciamo finta che sia domenica. Per me, per voi lo è di sicuro, per me non è domenica. Però, visto che sono a Lisbona, facciamo finta di essere in Portogallo, quindi rasatura portoghese. Portoghese, quindi useremo il Tatara Masamune, ma con una sorpresa. Perché quando io lo acquistai a suo tempo, per non fargli mancare niente, acquistai anche il pettine Open Combat, che non ho mai usato, almeno con voi. Anzi, non l'ho mai usato proprio. Allora, cosa facciamo? Andiamo a sostituire il pettine Closed Comb con il pettine Open Comb, che è anche leggermente più aggressivo. Come lo armiamo? Quando io provo un rasoio per la prima volta, in questo caso è una prima prova, lo armiamo con una Kai. Lo so che sulla Kai sono ripetitivo, però è la mia lamenta preferita. E io quando un rasoio lo testo la prima volta, voglio la Kai. Perché almeno un metro di riferimento che allora, ecco qua, la nostra Kai. Vedete un cerotto sul pollice, ma non è per la rasatura. E non scherzando, tagliando il salame. Tagliando il salame mi sono un attimo tagliato, ma pochissimo, però sanguina. Allora, qualche piccolissimo intoppo, ma entrata, eccolo qua. Numerata anche questa, vedete? Il Open Comb della Tatara Masamune. Scrocchia la lametta, evidentemente. È a posto, sì, è a posto, direi. È a posto e direi che anche è esposto. Eh sì, è ben esposto. Vediamo, magari un'impressione. Dai, con Stato Focus. Portogallo, e Portogallo fa rima con Musgo Real. Questa è una nuova, secondo me nuova, perché io l'avevo comprata qualche mese fa, ma era nuova. La rossa, la Spiced Citrus. Sarà limone con spezie. Allora, apriamo in tonsa. Agrumata. Ovviamente siamo parlando di Portogallo. Che pennello useremmo? Avete già indovinato. Il mitico Semogof 820 maiale. Tra l'altro, agli amici della nostra, noi nella nostra gruppo Telegram, che sta andando molto bene, soprattutto ci divertiamo, chiacchieriamo, ci scambiamo pareri. Mi ha parlato molto di pennelli e ci sono anche degli importanti artigiani che, ecco, ma fate qualche maiale anche, non solo tassi sintetici. Non sarebbe male avere un bel maiale con un manico artigianale, no? Come idea. Magari c'è, io me lo sono perso, però il maiale, un ciuffo del genere sarebbe eccezionale, ma io lo uso molto il maiale. Idea. Allora, mettiamo un po' di ciotola di contini, immancabile, eccolo qua. Un po' di. La barba ha 3 giorni, eh? Per quello ho anche pensato di usare il pettine open. Allora, benissimo. Andiamo con l'acqua calda e intanto iniziamo il montaggio con Semogof, che ovviamente monta qualsiasi cosa. Si sprigiona questo limone, proprio limone, veramente. Un po' d'acqua calda.
ci mette niente a montare, guardate, Musgo Real, marca secondo me eccezionale, io l'ho sempre sostenuto, quella verde, quella arancione, insomma, il muschio oak. Direi, Mangiamo il viso. L'acqua, montaggio direi consistente, soddisfacente, e questo aroma veramente agrumato. Su questo pelo di 3 giorni. E adesso proviamo questo Open Comb Tatara Masamune. Allora, effettivamente sulla pelle la lama si sente di più del closed, ma non tantissimo, non dà fastidio. Nonostante il pettine, risulti più esposto, il rasoio non perde la sua caratteristica, che è quella della maneggevolezza sul viso. Andiamo a fare la rifinitura e il pelo allungato. Ha tolto quasi tutto. Quindi un'efficacia, devo dire, con le CAI e questo Open Comb straordinario. Mi sciacquo e proseguo con l'obliquo. Secondo montaggio ovviamente sarebbe più consistente, perché non c'è più il pelo, quindi monta meglio. Questo vale per tutti. Ok, consistenza quella che voglio io.
andiamo di obliquo. Scorre, ne esce qua, però ovviamente. Quindi le volte mi dimentico. Scorre bene. Niente da dire. Più incisivo del Closed Comb, ma altrettanto gestibile. Benissimo. Facciamo un contropelino. Non c'è più niente, ragazzi. Eh? Niente, niente, niente. Quindi montaggio leggero. Molto leggero per me. E andiamo. Ecco qua. Direi che c'è tutto. Rifiniture. E siamo a posto. A posto. Acqua fredda. E tamponiamo un attimo. Allora, di questa linea rossa, Citrus Spice, come si chiama? Proviamoci. All'onore del mondo, eh. Dicevamo, di questa linea rossa, adesso c'è anche un po' qua di arnesi del mestiere di oggi, che per voi è domenica, ma per me è giorno infrasettimanale, ma d'altronde il bello della differita. Ogni tanto non c'è alternativa, no? È meglio fare così che non fare il video. Quindi Spiced Citrus, eccolo qua,
Non c'era l'aftershave che io abbia trovato, ma ho trovato l'acqua de Colonia. Allora, cosa facciamo magari? Come consiglia il nostro amico Brenno, una stringente. Che è l'Humphreys Witch Hazel. Io non ho ancora la versione medicata, ma questo va già bene così, insomma, stringe. Questo mi astringe e a questo punto io lascio un attimo che si asciughi sul viso prima di applicare la colonia. Ecco, due considerazioni quindi sul setup, diciamo così, sulla configurazione. Tatara Masamune Open Comb, ma è un Open Comb, ma non ha un'aggressività particolarmente violenta, anzi, tutt'altro, gestibile praticamente come il Closed, ma leggermente più efficace. Non l'ho provato ancora con la Feder, ma con la Kai mi ha offerto una rasatura perfetta. Con un BBS dopo vabbè 3 giorni, già ottenuta la seconda passata. Quindi questo, eccolo qua, il Tatara Masamune Closed Open Comb, la versione Open Comb, armato di una lametta Kai che si incastra però. Ecco qua, sono un po' attenti che non la si tira fuori, perché vedete che eccolo qua. Cimitero delle lamette che io ho riciclato, vedete, ho aperto sotto, ovviamente ho messo in sicurezza e smaltito le lamette e poi ho provveduto a pulirlo e adesso è di nuovo, dopo 2 anni quasi di utilizzo, non era ancora la fine del tutto. Eccolo qua, non so se io riutilizzerò questo pettine, però devo dire ragazzi che a chi piace l'Open Comb, questo è un pettine di tutto rispetto. Io trovo che la morte del Tatara sia il closet, però devo dire che la prova è stata positiva. Rimettiamo il closet in modo da riporre il rasoio. Tra l'altro, all'epoca, per non fargli mancare nulla, presi anche questa bellissima base. Bellissima, fantastica. E adesso, colonia, a cui io ho aggiunto lo spray. Ecco qua. Eccezionale per me. Agrumi, estate, freschezza, insomma, ragazzi, questo è un livello alto, eh. Non, infatti non è neanche regalata. Musgo Real, anche qua, acqua di colonia, Spiked Citrus. O citrus, come si dice. Bene. Abbiamo finito. Le Kai, non c'è mica niente da dire sulle Kai. Il pennello qui, ragazzi che fate pennelli, artigiani di tutta Italia, fate un bel pennello in maiale così. Il pennello in maiale non è nobile, è eccezionale, monta qualsiasi cosa. Poi questa forma così con il ciuffo largo, no? Guardate ma corto, è incredibile. Questo è un pennello che secondo me vale molto di più di quello che costa. È il mio maiale di riferimento dopo l'Omega, con l'Omega 48 per altre cose, diciamo. Ma Semog, portoghese, grandissimo, eccezionale, veramente. Lo sapete, l'altro anno mi riferite. Sulla ciotola di Rocco non dico più niente perché ho detto tutto, cioè, vedete come vi monta il sapone, non è che anche questa non ha bisogno ormai più di essere, come dire, sponsorizzata, lodata, no, funziona in maniera eccezionale. Boh, chiuso. E poi questa linea, Musgo Real, Spiced Citrus. Sicuramente cara, sicuramente non alla portata magari di tutti, ma io la trovo
di un'eleganza e di una freschezza e di un'efficacia meccanica a livello di crema e olfattiva a livello di acqua di Colonia che effettivamente valgono quello che secondo me costa. Bene, signori, io vi auguro buona domenica per voi e spero di riuscire da Lisbona a portare qualcosa, ma non credo perché ho dei giorni molto intensi, però magari qualche negozio, qualcosa, insomma, speriamo, vedremo, insomma. Intanto la rasola portoghese la facciamo adesso, poi quello che sarà sarà. Buona domenica e buona barba a tutti.